ragazzi di Gossip News, ciao. Chi fa il mio lavoro ha bisogno anche di mettere certe volte al servizio la propria attività, al servizio di qualche cosa di più consistente che non sia semplicemente l'auditel, gli ascolti, il successo, le fotografie. Questa è un'occasione per fare qualche cosa di importante con il piccolo contributo che il fatto di essere un nome, una faccia conosciuta può dare nell'attirare attenzione su un problema. Allora, tutto ciò che si occupa di neurologia, del mondo incredibile del nostro cervello, delle cellule staminali, di tutto questo incredibile lavoro che la ricerca sta facendo sull'uomo, è un'attività strepitosa. Io conosco alcune delle persone che lavorano in questo campo, come il professor Maira, l'associazione Atena. Beh, si tratta di iniziative che sono alle basi della nostra vita quotidiana, poi, perché poi per tutti noi arriva il momento in cui c'è bisogno che la medicina abbia una risposta. È importante che chi fa spettacolo possa utilizzare la propria notorietà a favore di qualche cosa di importante per la vita sociale, che sennò lo spettacolo è talmente così effimero e superficiale che uno veramente sembra vivere nello sciocchezzaio quotidiano, e invece queste sono occasioni importanti per dare un senso al proprio lavoro. Ma devo farti i complimenti perché tu sei la regina degli ascolti. No, vabbè, gli ascolti sono cose che vanno e vengono. Si è regine e re per una notte, il giorno dopo si ricomincia da capo, no? Quello che è importante è fare un buon lavoro con il pubblico, non deludere mai chi ci guarda da casa, e le occasioni come queste sono le occasioni più importanti della nostra intera attività lavorativa di un anno.